Amici di Business 24, ben ritrovati in questa giornata che inizia in pole position dai nostri studi, dove oggi vogliamo parlare del tema dell'information technology con particolare riguardo per il tema della banda larga. Allora, lo vogliamo affrontare questo argomento con i laboratori Guglielmo Marconi di Bologna. Do il benvenuto e ringrazio a Roberto Spagnuolo. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, direttore generale appunto dei laboratori Guglielmo Marconi. Banda larga, allora a che punto siamo in Italia? In Italia siamo indietro e siamo, diciamo, avanti in Europa solo alla Grecia e alla Romania. Abbiamo detto tutto. Quindi direi è un tema ricorrente, è un tema definito dagli ultimi tre governi una emergenza nazionale, ma di fatto è un tema sul quale si parla molto, si fa poco. Quanto è in percentuale il territorio italiano coperto? Ma se parliamo di banda larga o ultralarga, siamo in una misura del 20-30% che ha, diciamo, banda piena. Parliamo in sostanza dei grandi centri città dove c'è un'alta densità, sia in termini di interessi per gli operatori, sia in termini di concentrazione di densità abitativa. Abitativa. Certo. Il tema del digital divide è un tema ricorrente, certo, in tutti i programmi di finanziamento europei e nazionali. Quindi in quei territori dove non c'è la banda larga come si fa ad avere internet? Internet in alcuni casi addirittura non arriva. Sembra strano, ma non c'è internet e non è una rarità. Nella peggiore delle ipotesi poi si riesce ad avere una DSL, nella migliore la fibra ottica, ma in aree cosiddette a macchia di leopardo nelle grandi città. E come nasce questa azienda, quindi questi laboratori Guglielmo Marconi? Ma nasce, diciamo, dalla storia di Guglielmo Marconi, che prima che essere, diciamo, un uomo di scienza è stato un grande imprenditore, cioè delle sue idee, delle sue scoperte ne ha tratto profitto creando iniziative imprenditoriali e industriali che hanno avuto una ricaduta non solo per l'umanità, perché Marconi ha cambiato la storia delle comunicazioni con la scoperta delle onde radio, ma soprattutto creando delle opportunità industriali nel settore delle comunicazioni. I settori delle vostre attività quali sono? Parliamo delle telecomunicazioni in senso lato. Oggi le telecomunicazioni, da quando è nato il protocollo internet, difatti vengono meglio conosciute sotto il nome di Information Communication Technology. Ecco. Sì. Attualmente, Roberto Spagnuolo, quali sono i progetti importanti e strategici per il Paese? Per il Paese è il tema al centro di interessi anche di natura industriale e finanziaria. Vedono l'identificazione del soggetto neutro o privato che andrà a realizzare una grande infrastruttura per il sistema Paese. E questo soggetto è stato individuato in un operatore di telecomunicazioni che potrebbe essere Telecom Italia, ma se parliamo di tecnologia avanzata, la società Metroweb di Milano sta realizzando dopo Milano un grande cablaggio con la fibra ottica nelle abitazioni a Bologna, 200.000 unità immobiliari. Voi avete qualcosa a che fare? Noi con siamo questo, la eh? Società che sta curando la progettazione, ed è partner di Metroweb in questo progetto. Va bene, io ringrazio davvero tanto Roberto Spagnuolo, direttore generale di Laboratori Guglielmo Marconi, per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a voi dell'opportunità. E domani mattina, sempre alle 7 puntuali, saremo qua, vedrete le news, vedrete una nuova giornata che comincia in pole position.